Bam ragazzi, buongiorno e bentornati sul mio canale. Ragazzi, oggi video in verticale, non chiedetemi il motivo perché, ma oggi dobbiamo farlo così perché sono in una situazione che non posso girare il telefono e quindi dobbiamo parlare in questo modo. Iscrizione al canale, like, ringrazio ragazzi, voglio ringraziare prima che inizia il video. Quelle persone che mi fanno delle piccole, simpatiche e apprezzatissime di stima sul mio conto PayPal. Sapete che non posso monetizzare il canale perché non sono ancora arrivato a delle iscrizioni che mi permettono di iniziare a monetizzare qualcosa. Ma a me poi fondamentalmente, ragazzi, non me ne importa nulla. L'importante è che a voi piacciono i miei contenuti, che ci divertiamo, che stiamo insieme, che commentate sotto. Quella è la cosa più importante, ma volevo e ci tenevo di ringraziare quei ragazzi e anche ragazze, perché bisogna dire la verità, che fanno quelle piccole donazioni molto molto simpatiche e molto di stima nel mio conto PayPal sotto in descrizione. Quindi grazie, 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 non me l'aspettavo, però sono cose molto molto gradite e mi fanno molto molto piacere. Chiusa questa parentesi, andiamo a parlare della partita, ragazzi, della partita, della guerra che è successa ieri, Lazio Milan 0-1, portiamo a casa i 3 punti, cosa importantissima, per il resto c'è poco da dire. Facciamo qualche pagella, ragazzi, ma è stata una partita talmente brutta che io poi oggi mi sono rivisto, perché magari ieri nell'adrenalina, sai, uno è contento dei 3 punti, quello che è successo è stato un mix di emozioni. La Lazio, ragazzi, è scandalosa. Io la metto a livello della Roma, ma secondo me proprio a livello come vi posso dire, di intelligenza calcistica dei loro tifosi, imbarazzanti, ragazzi. Dal primo al 98esimo, insulti all'arbitro, a Di Bello, sì che ha perso un po' di mano la partita, ma ragazzi, poi nei singoli momenti della gara e di quello che è deciso c'è poco da dire. Tutti e 3 i rossi c'erano, forse quello di Marusic poteva sorvolare un po' di più, ma quello di Guendouzi io lo vedo come una reazione, quindi rosso tranquillo. Pellegrini è un pollo, se tu sei scarso, figlio mio. Cioè, è inutile parlare, se l'arbitro non fischia e tu stai facendo uscire la palla, il gioco è ancora attivo, sei un pollo tu, caro Pellegrini, quindi che vai dicendo in giro? Lascia perdere, vattene a casa con una sconfitta e pensa a giocare a pallone anche se sei abbastanza scarso, diciamo, quindi lasciamo perdere poi a livello tecnico il giocatore, ma sei un pollo, quindi silenzio. Poi tutti gli insulti a Pulisic ieri, ragazzi, e poi lasciamo perdere. Pulisic è il giocatore, poi con una mentalità a livello americano, lui il calcio lo vive proprio come divertimento. Figurati se è un antisportivo Christian Pulisic. La cosa che dobbiamo dire dei pagliacci che abbiamo in Italia, del nostro campionato, che fa ridere, ragazzi, fa ridere. Sia a livello organizzativo che a livello di persone che stanno proprio a livello tecnico, in campo e a bordo campo, quindi lasciamo perdere il discorso della sportività di queste situazioni qui, perché c'è poco 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 da dire di noi italiani, quindi facciamo un bel silenzio e stiamoci zitti. Ragazzi, 0-1, ripeto, oggi mi sono rivisto la partita scandalosa, ragazzi, scandalosa da una parte e dall'altra, ma noi dobbiamo parlare di Milan, quindi dobbiamo parlare di quello che abbiamo visto noi, della nostra squadra, ragazzi, una partita bruttissima, dobbiamo fare molto molto meglio, dobbiamo fare molto di più, perché no, così non si va avanti, ragazzi, non si può andare avanti. E poi ieri nell'adrenalina della partita non riesci a capire bene quello che è successo, ma a livello tecnico, ragazzi, scandalosi, non siamo riusciti a proporre un'azione di gioco, nulla, nei 90 minuti, qualche tiro così, qualche azione sporadica, ma mamma mia, che scandalo ieri sera, che scandalo, ragazzi. Comunque andiamo a fare i voti molto velocemente, i voti Maignan gli diamo 6 per qualche uscita, per qualche rinvio, per qualche palla giocata e mossa a livello difensivo, ma niente di che. Theo Hernandez, ragazzi, 6 e mezzo, perché è poi lui che determina la gara, anche se fa poco anche lui nel complesso, ma è lui che ci mette la pezza, che fa quella sgroppata, che dà la palla a Leao, che poi cross, che facciamo gol. Quindi, ragazzi, 6 e mezzo Theo, sempre e comunque nella partita, anche quando gioca male, determina sempre. Quindi io 6 e mezzo glielo do 5, 5 più a Florenzi, perché, ragazzi, non era la sua partita, anche Pioli, però
Tu sai che hai Zaccagni su quella fascia, metti Florenzi che poi di gamba non è che può dare chissà quale suo apporto. Infatti poi è entrato Calabria e magari nel finale di partita qualcosina di più ha fatto. È stato proprio in difficoltà Florenzi perché non era proprio la sua partita, diciamo. Poi lui a livello di qualità di gioco, di piede, dà sempre una mano, ma ieri con Zaccagni che lo saltava tutte le volte ha avuto molta, molta, molta fatica di trovare posizione, poi è stato ammonito, è stata comunque una partita disastrosa un po' in generale di tutti. Do una sufficienza secondo me abbastanza meritata sia a Gabbia che a Kier, perché comunque ragazzi abbiamo preso 0 gol, abbiamo lottato, abbiamo fatto quello che abbiamo dovuto fare. E per me la partita è stata sufficiente nei nostri due centrali perché hanno lottato e hanno evitato disastri. Potevamo anche perdere la partita in 10, ci sono state delle situazioni un po' strane nel complesso dell'assurdità della partita stessa. Bennasiarra Adrino, ragazzi, male male, 5, massimo 5 e mezzo, ma molti errori tecnici, nessun apporto a livello di gioco, a livello tecnico, molti passaggi sbagliati, non mi è piaciuto nulla di loro. Adli, partita completamente sbagliata per lui perché ha sofferto proprio la dinamicità della Lazio, la partita spezzettata, quindi non ha trovato ritmo, lasciamo perdere. Magari non era proprio la partita adatta a lui, però venendo da una prestazione come quella di Bergamo, dove ha fatto veramente una partita importante, poi lo riutilizza sperando che dia un apporto, ma non ci ha capito praticamente nulla insieme a Bennacer, che ha fatto qualcosina in più, ma siamo lì ragazzi, siamo lì. Partita confusionaria di entrambi, Loftus-Cheek in un ruolo un po' strano, poi a un certo punto della partita addirittura si è messo vicino a Giroud, non lo so se era un 4-4-2. Ragazzi, una follia di partita che è difficile anche no, dare un giudizio ai giocatori. Gli do al Futurischi, gli do 5 e mezzo, ha dato una mano lì in mezzo, ha fatto qualche strappo, ha recuperato qualche pallone, ma ripeto, niente, 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 niente. Leao 6 e mezzo come Teo perché determina, perché il gol che facciamo in fuorigioco, fuorigioco, ragazzi, fuorigioco inventato, perché hanno tirato quella linea che ce l'hanno fatto rivedere dopo mezz'ora. Se capitava all'Inter, quella linea usciva dopo 3 secondi, facevano vedere quella linea. Lasciamo perdere. Comunque determina Leao 6 e mezzo pieno perché dà una mano e ogni azione pericolosa parte da lui, quindi c'è poco da dire. Pulisic 6, fa ammonire Pellegrini. Pellegrini, che sei un pellegrino per colpa tua, non per colpa di Pulisic, sei comunque sempre un giocatore pulito, sempre un giocatore che tecnicamente ti alza la qualità della squadra, quindi io sei glielo do tranquillamente, perché comunque anche lui nel primo tempo prova a tirare in porta, cosa che non abbiamo fatto proprio per niente. Anche se poi ricollegandoci all'Loftus-Cheek fa quella girata in aria, quella è gol sempre, poi Provedel fa quella grandissima parata. Comunque poi nel complesso il voto all'Loftus-Cheek 5 e mezzo, a Pulisic 6 secondo me è giusto. Giroud ragazzi, Giroud ha fatto a botte per tutta la partita, scusate, ha fatto a botte per tutta la partita, quindi lui è un attaccante, quindi va bene che viene ad aiutare molto a centrocampo, che viene fuori, viene a cercare di fare qualche spizzata, ma ricordiamoci che lui è una punta, dovrebbe fare gol e dovrebbe dare una mano a livello offensivo. Comunque, ripeto, nella mediocrità della partita di ieri gli diamo un 5,5 a regalo. Okafor ragazzi 7 perché entra, determina, fa gol, il Milan vince grazie a lui, quindi non è che gli si può dare di meno. Gol da 3 punti, comunque lui quando entra e quando il mister non lo manda a sinistra e lo isola sulla fascia di... Noi siamo convinti che lui è un esterno di sinistra, ma lui gioca molto meglio, ha il fiuto del gol per giocare vicino a un altro attaccante. Io lo proverei e ci lavorerei meglio nel gioco vicino a un'altra punta, come lo stesso Jovic, ragazzi. Sono giocatori che hanno bisogno di un altro supporto vicino. Ragazzi, Okafor non è Leao che si fa tutta gamba la fascia, è un brevilinio che nei 15 metri ti fa il dribbling e ti fa gol e siamo tutti d'accordo. Però lui ha bisogno di un supporto fisico perché Leao si butta palla avanti, non lo prendi più. Okafor nello stretto, bisogna sfruttarlo nello stretto.
Comunque, Okafor, gol da 3 punti. Poi sono entrati vari Calabria, è entrato Renders molto bene, quella palla per Leao, ragazzi, non la danno tutti. Quindi a Renders do un bel 6, 6 e mezzo. Anche nel gol sono stato molto felice perché lui ha esultato come se avesse segnato lui. Alla fine erano tutti contenti, ragazzi. Quindi a livello di, poi, dei punti che abbiamo fatto, che abbiamo raccolto, diciamo che ci ha il destino ridato i 3 punti di Milan-Atalanta. Quindi siamo molto contenti. Ragazzi, Pioli ha rischiato il linciaggio ieri, ha rischiato il linciaggio perché a un certo punto leva Gabbia e Kjær e mette Tomori. Ciao. Per un allenatore, ma anche per noi tifosi, anche per noi che guardiamo calcio, vedere un allenatore che cambia tutte e due centrali a 10 minuti dalla fine, con una partita ancora sullo 0-0, con una partita in bilico, tu comunque rimescoli un po' la situazione, magari ti capitano delle situazioni a tuo sfavore. E poi cambiare tutte e due centrali, poi gli è andato bene e va bene tutto. Però, ragazzi, è stato un gesto molto molto coraggioso, diciamo, però ha portato i suoi frutti. Pioli, 6 e mezzo, ragazzi, 6 e mezzo perché abbiamo vinto la partita. Anche se è stata veramente proporre un gioco veramente scadente, ragazzi, ieri è stato proprio scadente. Venivamo da una buona partita, quindi sai, uno ci rimane anche un po' male, perché venivamo da un partitone con l'Atalanta dove abbiamo dominato in tutti i ruoli, in tutti i 95-96 minuti di gioco. Ma ieri, ragazzi, male male, gli diamo 6 e mezzo perché poi mette Okafor, leva un centrocampista per mettere attaccante, quindi l'ha voluta vincere, mettendo anche quei centrali, magari con Tomori, che era più fresco di Gabbiadini. Però, ragazzi, dai, diciamo che è andata bene. La partita è stata uno scandalo, sembrava una gara per la salvezza dell'ultima giornata, una gara praticamente che hanno fatto a botte, non è stata una partita di calcio. Però nel complesso noi siamo qui, 3 punti noi, la Lazio 0. Immobile, silenzio, Pellegrini, silenzio, Romagnoli, vatti a dormire. Prendevi 5 milioni di euro all'anno qua a Milano, ti sei arricchito, Romagnoli, che sei uno scarsone che non si può vedere. Milan 3 punti, Lazio 0 punti. Io vi mando un grande abbraccio, sempre Forza Milan, vamos!